L'altro nostro compagno arrivò la sera, quando era già buio. Udimmo nel bosco il rumore di una camionetta che scendeva verso il piano e lo aiutammo a portare dentro due ceste lunghe e pesanti, coperte di teli di sacco. Mario ed io avevamo cenato con carne in scatola e latte preso dal padrone del casotto, un contrabbandiere di mia conoscenza a nome Ildefonso. Ci preparammo un giaciglio nella paglia e discutemmo sul da fare. Secondo notizie di quello che chiamavamo Ferrari, oltre le guardie di finanza e carabinieri, nella valle c'era una mezza compagnia di bersaglieri. Sentiamo subito il tono della prosa della guerra partigiana. Infatti, lì siamo nel 1944. Questo libro viene pubblicato a Lugano dalla Gilda del Libro, che è una sigla storica e famosa che pubblicava tanti autori. E il libro si chiama I Compagni di Settembre. È il primo libro italiano che parla di partigiani e di resistenza. Lo scrive Tullio Righi. Di nuovo Tullio Righi, chi era costui, avrebbe detto Don Abbondio. E non è nessuno, è ancora una volta uno pseudonimo, questa volta più che un obbligo per le leggi razziali. È una cautela perché a Lugano, se Dio vuole, non c'erano leggi razziali, ma lo scrive un autore comunque ebreo, cioè Alberto Vigevani, che non è al suo primo libro, aveva già pubblicato un libro che si chiamava Erba d'infanzia, col suo vero nome, ma che in realtà deve usare lo pseudonimo per proteggere suo fratello che sta facendo la guerra partigiana in Italia in quegli stessi giorni. Tullio Righi, Compagni di Settembre, è un libro che non si trova mai, anche perché nessuno sa come trovarlo. Io questa copia l'ho comprata a Lugano, l'ho trovata da un rigattiere, era messa lì, l'ho presa. E siccome sono amico di lungo corso della famiglia Vigevani, ne ho parlato a Marco, mio caro amico e figlio di Alberto, il quale non ne ha neanche una copia e da allora cerca di sottrarmela in tutti i modi, ma io quando lui arriva lo nascondo. Scherzo, naturalmente, è molto ben preservata qua e c'è anche quella che Marco ha appunto pubblicato nel 2013, quindi ormai sono 7 anni, che è I Compagni di Settembre, lo stesso libro, di nuovo come gli altri che riguardano autori costretti allo pseudonimo dalle vicende del fascismo, dalle ignominie e delle leggi razziali e poi che hanno potuto recuperare, se Dio vuole, il loro nome, la loro identità, sotto il nome di Alberto Vigevani, pubblicato con una bella prefazione e anche con una serie di articoli che poi Vigevani scrive dopo, quando, per l'avanti, quando torna in Italia, la guerra ormai terminata. E anche questo è una prova di quegli anni così drammatici in cui un gruppo, anche piuttosto consistente di scrittori, dovette rinunciare alla propria identità ebraica per poter anche pubblicare qualcosa e, nel caso di Vigevani, anche emigrare, andare in Svizzera, dove poi lui intraprese, o perfezionò, meglio, per meglio dire, quel mestiere di libraio antiquario che fece poi tutta la vita insieme a suo fratello nella libreria di Via Borgonovo, che ancora c'è, tenuta dalle librerie.